non con i segnali, ma con la gente. Insistono tanto che hanno cercato imprenditori locali che avessero dei soldi da loro per poter gestire e ci sono riusciti. Però, detto, quando vai? Geniale. In febbraio. Ah, se vuoi venire, tu saresti... una mostra che non pensavo di trovare dopo la Biennale d'Arte qui a Venezia. E lei è l'autrice. Sì. E che cosa, come si è formata questo tipo di arte? Come tutta l'arte si è formata con la vita e con il vissuto. Quello che è vissuto, l'artista si trasforma in qualcosa di diverso. Che cerca di trasmettere. Ma lei ha portato a Venezia anche la sua esperienza russa? Certo, ma è inseparabile, cioè Venezia e Russia per me è una cosa sola, che come la vita è una cosa sola, e quindi è la memoria che si trasforma nel futuro e che sia nel presente. Abbiamo visto che, non so, si possono chiamare ologrammi quelli che sono di là. Ah, io lo chiamo incisioni di luce. Incisioni di luce? Sì. Possiamo andare a vederli? Sì. Scusa. Come sono? Come funzionano? Funzionano che cioè, praticamente la cosa è invisibile finché uno vuole vederla. E vale per l'artista, vale per lo scrittore, vale per il poeta, vale per qualsiasi essere umano. Cioè, di vedere le cose invisibili ci vuole un po' di luce, un po' di sforzo. È un pensiero molto, molto interessante, direi filosofico. E quindi sì, poi si trovano, è come sappiamo bene che anche nel credo parliamo di cose invisibili, invisibili, quindi sono inseparabili l'uno dall'altro. Certo, è vero. Ah, aspetta che c'è. Ci fa vedere qualche cosa a lei allora. E questo mostro per me è dedicato, è stato omaggio a un grande poeta russo, un momento internazionale, Joseph Brodsky, che è seppellito qua, i cui versi, il cui lavoro per me è stato molto importante, non dal punto di vista letterario, del contenuto, ma come visione del mondo, visione delle cose, visione del tempo, della memoria, che mi sento molto... E prendo qua anche, vediamo, c'è un'attesa, che sono due scarpe vigne, c'è l'esperienza veneziana mescolata all'esperienza di Kunak. C'è una cosa che viviamo, ci ricordiamo, stanno tutti insieme, che formano una cosa sola che siamo noi. Certo che con questi ragionamenti lei gli aiuta a capire, ma anche spaventa un po' più profondo di questa storia. Thank you.
questo tavolo. Qui vediamo un giardino. È un giardino, è un tavolo, un tutto, un sindone. Perché questa è erba vera, no? Sì, sì. E cresce man mano che va via con l'acqua, del tempo. E man mano che passa il tempo della mostra, cresce di più. E va insieme con questi mosaici, che sono mosaici di un giorno fatti all'Alberoni, che vanno via con... I fiori? No, mosaici sono piccoli pezzi di sassi, di conchiglie, che vanno via di sera con l'acqua che arriva e sparisce tutto. Quindi stanno lì un giorno e basta, spariscono. E parla del, chiaro, di quello che rimane, quello che sparisce, quello che rimane in memoria e quello che cresce. Va bene? Allora, per quelli che vedranno questo video, spero molti, abbiamo presentato le opere, una parte almeno delle opere, della signora che abita a Venezia, che si chiama? Katia Margolis. Va bene? Francesca Romano, Neda Agua, ceramica. Senza flash è molto più bello, c'è la luce, sì, molto più bella. A Venezia, Palazzo Zenobio, abbiamo l'autore di quest'opera un po' strana, esteticamente si presenta molto bene, però c'è un significato. Sì. Che cosa ha fatto? Praticamente quest'opera è realizzata attraverso la ricostruzione di un cranio tramite un esame di Matac. Sono stati presi tutti e 30 gli strati di un Matac e sono stati montati con dei vetri in mezzo in modo da ricreare la tridimensionalità del cranio umano. Da dove viene? Io sono di Milano. Vicino a Milano, e il mio lavoro comunque si basa soprattutto su questo tipo di cose. Lavoro molto con appunto esami medici e soprattutto vado alla ricerca del momento più doloroso di ogni persona, per cui cerco di relazionarmi con le persone cercando in loro il momento più doloroso e cercando di rappresentare quel momento, ma nell'evoluzione verso quando si esce dal, certo, non dal mondo, però quando il momento, quando si va così in basso che non si può che tornare su poi. Ah, certo. Per cui la mia è una visione sicuramente positiva. Positiva, ma sì, anche profondamente filosofica, quindi sì, non è una cosa da niente. Sì, purtroppo fa parte della mia ricerca. Queste opere quindi vanno spiegate, sì, per fortuna abbiamo trovato lei che ce l'ha detto. Niente, questa è l'ala, è tutta su carta perché è il mio materiale preferito in quanto è un materiale che assorbe e lavoro direttamente col corpo, cioè ungo il mio corpo con questi materiali
che sono di catrame molto leggero o di pigmento, e impronto in movimento, impronto la carta. Quindi la carta assorbe questa forma che in fondo gli do io perché è un'impronta del mio corpo, però la cosa carina è che chi la legge invece legge altri corpi, perché ah guarda là c'è un occhio, là c'è questo, e quindi li ho chiamati corpi invisibili proprio perché sono i corpi nascosti dietro alla realtà del corpo. Prima a Chico mi sembravano quasi delle radiografie, delle situazioni così di... Sì, perché è un'impronta, tutto sommato sono impronte, un po' come il concetto della radiografia. Qui vedi proprio i piedi, no? Il camminare dei piedi, anche lì ci sono dei camminanti. Restano proprio improntate queste carte. La parte bianca non è un bianco, è la carta stessa, il colore della carta. Che resta. Quanti passaggi fai? Guarda, il primo passaggio è proprio l'impronta, e ciò che rimane poi rimane così, non ci sono tanti passaggi, non c'è, perché non è una pittura in crosta, non è una pittura che viene sovrapposta. Sono abbastanza, diciamo, distinti i colori, non sono... Perché con le mani poi lo faccio assorbire piano piano, cioè ecco, è più che altro una carezza che diventa poi, quindi è una carta che ottiene prima l'impronta immediata del mio corpo e poi ripasso dentro e incomincio a lavorarmela proprio col calore della mano. Vieni Miki. Non veneziano, è riuscito a far scoprire ai veneziani una sede artistica ed espositiva veramente magnifica, e abbiamo già ripreso delle opere che potrebbero star bene anche alla Biennale d'Arte o altrove. Si può dire qualche cosa intorno al fatto di aver recuperato questo Palazzo Zenobio per qualcosa del genere e degli artisti che sono qui? Dunque, innanzitutto noi siamo anche una sede della Biennale, quindi comunque sia siamo abbastanza abituati a questo. Per quanto riguarda il palazzo aveva una
fortissima anche tensione verso l'arte, soprattutto estiva. La grande, grande sforzo è quello di essere presenti oggi. A dicembre piove, brutto tempo, normalmente porte chiuse, invece siamo a porte aperte e siamo soprattutto con 57 artisti e 9 mostre. È una situazione che ci permette di dire che siamo diventati forse uno dei pochi, se non l'unico palazzo a Venezia che propone arte costantemente durante tutto l'anno. Forse sì. E ha selezionato lei questi 57 artisti? A tramite i curatori, collaboro e lavoro con i curatori perché fondamentalmente è anche la maniera migliore per avere, come dire, il rispetto per l'arte e per chi ci lavora, quindi fidandosi di 4, 5, 6 persone poi si ottengono risultati di questa natura, è impossibile selezionarli tutti io, però la scelta è quella invece di affidarmi a persone che stimo. Ed effettivamente abbiamo visto delle cose che sono innovative, nuove assolutamente, ad un certo tipo di pubblico di mostre, casomai diversamente dalla Biennale che abbiamo visto dalle opere che si possono ancora appendere ai muri, mentre dalla Biennale abbiamo visto soltanto grosse, soprattutto grosse installazioni. No, ma questa è un po' un'idea di fondo che io ho da sempre, quella di un'arte molto democratica, cioè a dire vieni a Palazzo Zenobio, la mostra a destra non mi è piaciuta, però forse quella a sinistra sì, cioè l'idea che dentro qui si possa trovare una proposta molto variegata, una proposta molto appunto democratica, li chiama il figurativo, li chiama l'astratto, li chiama comunque l'arte in genere, che non è detta che accolga per forza la sperimentazione più improbabile e più difficile, ecco. Questo è quello che sto cercando di fare, offrire uno spaccato che tra l'altro miri fortissimamente alla possibilità che questo palazzo sia aperto, che la gente venga, poi una mostra può piacere, non può piacere, può sembrare antiquata o meno, però il palazzo sia aperto, che tutti i giorni entrando si possa vivere l'arte. È per i veneziani, non per le occupazioni da veneziana vera, ma anche è una preoccupazione. Ma io ho girato 1000 città, quindi non sono attaccato a nessuna, dove vado cerco di dare il meglio di me. Bene, congratulazioni. Di nuovo un'altra.